Siamo Piazza del Popolo, è da qui che tutto parte. Da qui il sorteggio degli arcieri decreterà poi le speranze dei quartieranti ed è qui che tutto ha inizio. Ogni quartiere, finito il sorteggio, torna proprio alla sua sede. E da qui noi partiamo per farvi vedere i percorsi che fanno i quartieri. Salita a costa del municipio attraversata Piazza Garibaldi, arriviamo in Panfilo dell'Oca, via della sede e della società del quartiere Borghetto. Questa è la sacrestia della chiesa di Santa Croce, luogo della vestizione del corteo del Borghetto e delle riunioni direttive del quartiere. Passata la sacrestia ci troviamo direttamente in Santa Croce, luogo di culto ma anche di riunione del quartiere Borghetto, perché è qui che si svolgono poi le assemblee del quartiere. E anche qui la comparsa percorre i suoi ultimi metri per poi uscire in via Panfilo dell'Oca ed arrivare in Piazza del Popolo. Questa invece è la società del quartiere Borghetto, sede della convivialità del quartiere. È qui infatti che si imbandiscono le cene, soprattutto nell'inverno per i quartieranti. Percorso un pezzo di via Mazzini e sceso vicolo delle scuole, arriviamo in piazzetta San Pietro, dove c'è la sede del Pianello, dove ora entriamo. Ed è qui che il popolo del Pianello si riunisce e si organizza per poi affrontare la Sagra del Tordo e l'apertura delle cacce. Ed è qui infatti che si organizzano le assemblee e si riunisce anche il consiglio direttivo. Ed è nella chiesa di San Pietro, completamente restaurata ed inaugurata nel 2009, che la comparsa del quartiere Pianello si cambia e da qui tutto ha inizio per il quartiere. Salite le scale di via Bandi da Piazza del Popolo, arriviamo in piazzetta Sant'Agostino, dove troviamo il quartiere Ruga. Questo è l'ingresso del quartiere Ruga. Questa è la sala dove il presidente e il consiglio della Ruga prendono le varie decisioni per poi organizzare sia la sagra che l'apertura di Montalcino. Questo è il tavolo da dove il presidente parla sia al consiglio che all'assemblea. Dalla sacrestia, che è la sede effettiva del quartiere Ruga, si passa nella chiesa, dove la comparsa fa gli ultimi metri prima di uscire per raggiungere poi la Piazza del Popolo, passando da via Cialdini.
percorsa tutta via Giacomo Matteotti arriviamo in cima a via Donnoli, in fondo alla quale troviamo la sede e la Società del Travaglio. Questa è invece la società del quartiere Travaglio e qui, protetti da San Donnolo Donnoli e dalle foto dei presidenti, degli arcieri e dei capitani vittoriosi, avvengono anche le assemblee e le scene del quartiere, soprattutto in inverno. Passata Piazzetta dell'Arabo, arriviamo alla sede del Travaglio, dove purtroppo non possiamo entrare perché in via di ristrutturazione, ma è qui che si riunisce il consiglio direttivo ed è qui che il Travaglio conserva anche le opere vinte durante l'apertura e la Sagra del Tordo. È da qui che poi il corteo parte per arrivare al sorteggio. E così si conclude il nostro viaggio per i quattro quartieri di Montalcino. Non ci resta che augurare una buona festa a tutti e che vinca il migliore, o il più fortunato.